Facoltà. Grazie Presidente. Non posso che esprimere a nome di questa maggioranza il voto favorevole a questo dispositivo, in quanto rappresenta la posizione che il Movimento 5 Stelle ha sempre espresso su questo tema, un tema delicato, complesso, una vera e propria piaga sociale. L'abbiamo chiamata in tanti modi, la ludopatia. Io preferisco chiamarla azzardopatia, rende molto di più l'idea. È una cosa ben diversa dalle altre tipologie di dipendenza, perché questa è una dipendenza subdola, nascosta, non si vede. Priva di dignità coloro che si imbattono in questo fenomeno e le loro famiglie. Oggi l'Italia ha un primato, è tra i primi paesi al mondo per giro d'affari in questo settore, 96 miliardi di euro, il PIL di un paese come la Libia, per renderci conto. Non credo questo sia un primato di cui andare orgogliosi. Abbiamo trasformato il popolo italiano da un popolo di inventori, di risparmiatori, di imprenditori, a un popolo di giocatori d'azzardo. E quella cifra che ho dato prima, i 96 miliardi, devono far riflettere molto, perché si comprende da questo numero quale può essere la posizione conflittuale di uno Stato che dovrebbe difendere i diritti e la salute dei propri cittadini e invece mette al centro i giri d'affari delle lobby, delle potenti multinazionali e di soggetti che con la salute dei cittadini hanno poco a che fare. E questo è testimoniato dal fatto che, nonostante la legge di stabilità del 2016 prevedesse che la conferenza dei servizi doveva individuare delle misure entro l'aprile del 2016, stiamo ancora aspettando, siamo a giugno del 2017 e invece noi da qui, da Roma Capitale, una città che è diventata nei decenni una vera e propria Las Vegas italiana, lanciamo un segnale forte e chiaro. Il Movimento 5 Stelle riporta la tutela e l'interesse dei cittadini al centro dell'azione amministrativa con questo dispositivo, con questo regolamento, e lo abbiamo fatto in 10 mesi. Poi i colleghi dell'opposizione del PD, che a questo punto non ci sono, mi sembra, possono dirla in tutti i modi. I fatti sono questi: in 10 mesi Roma Capitale, l'amministrazione a 5 Stelle, ha portato in aula un dispositivo che riporta al centro dell'azione amministrativa l'interesse e la tutela della salute dei cittadini. Questi sono i fatti. Bravo.